Allora, volevo dare il programma della giornata che ha subito non pochi cambiamenti. Allora, la senatrice Castellone mi ha da poco mandato un messaggio dicendomi che è in ospedale per un familiare e quindi un problema improvviso la trattiene e mi dispiace molto perché la senatrice Castellone si era esposta in prima persona rispetto al contrasto all'autonomia differenziata, che è questa attuazione della riforma del 2001 fortemente voluta dal ministro Calderoli, che dovrebbe attuare una sorta di secessione neanche troppo mascherata in un paese come il nostro, dove le disparità territoriali sono molto forti. Prima Oliva parlava della mancanza di posti letto. Dall'ultimo rapporto sullo stato della salute, non so se vedete questi istogrammi, andiamo da 900 posti letto per 100.000 abitanti di Trento ai meno di 100 della Campania. Non sarà un caso se dai dati Istat del BES, che sono quegli indicatori di benessere equo e sostenibile, Trento ha la più alta speranza di vita alla nascita e la Campania ce l'ha tra le più basse, forse se la gioca con la Calabria e con tutto il meridione. Ci sono quasi 3 anni di speranza di vita alla nascita di differenza tra questi due estremi, quindi avere una sanità territoriale con presidi d'emergenza, di cui poi ci parlerà Francesca Perri, che per anni è stata proprio in trincea nella medicina d'emergenza, fa la differenza. Ora, ritornando al programma della mattinata, no, una cosa ci tenevo a dire. L'autonomia differenziata che dovrebbe drenare risorse dal bilancio dello Stato, lasciando gettito fiscale nelle regioni che si autonomizzeranno, attuerà una redistribuzione regressiva che già ora vediamo. Se l'Istituto Gimbe a marzo scorso ha presentato un'analisi dei flussi del turismo sanitario, la parola turismo naturalmente è ironica e forse anche un po' sgradevole, ma diciamo della mobilità territoriale. Ecco, nel 2020, quindi eravamo ancora in un anno di pandemia con poca mobilità, la mobilità territoriale ha comportato la movimentazione di 3 miliardi e 3 tra le regioni. Sapete quali sono le regioni in attivo, cioè che ricevono flussi finanziari? La prima è l'Emilia-Romagna, la seconda è la Lombardia, la terza è il Veneto, esattamente le 3 regioni che hanno richiesto l'autonomia differenziata. Capite che se lo Stato avrà meno risorse per perequare queste disuguaglianze, mentre le regioni più ricche, la secessione dei ricchi, consentirà loro di migliorare ulteriormente le infrastrutture e le dotazioni e il personale anche,
queste disuguaglianze non potranno che aumentare. Ed è per questo che abbiamo invitato anche l'onorevole Andrea Quartini, che ringrazio moltissimo perché tra tutti i contrattempi della giornata è l'unica figura istituzionale presente che ci metterà la faccia e che ci parlerà oltre all'assessore Gottor, naturalmente. No, parlavo del livello nazionale. Io sono padrone di casa. Parlavo del livello nazionale e lui ci parlerà di un disegno di legge per il rilancio del sistema sanitario nazionale in 10 punti di cui ci sarebbe tanto bisogno. Ecco, l'altro seguirà l'intervento di Linda Sandulli, che è stata presidente di sezione del TAR del Lazio e quindi ha trattato personalmente svariati contenziosi che riguardano il settore sanitario, ed è qua anche in rappresentanza di un gruppo che si chiama Stop Autonomia Differenziata, di cui immaginate le finalità. Poi seguirà l'intervento di Lucio Villari, che ci parlerà del welfare e del modello Beveridge, che era stato il modello che ha curato le ferite della Seconda Guerra Mondiale. Noi veniamo da una pandemia che è stata un'altra specie di piaga e di guerra, ma non sembra che ci doteremo. Grazie. No, non so se... Grazie ancora. E, dopo questa sezione che modererà Nicoletta Dentico, giornalista specializzata nel settore sanitario, sì, passo subito la parola perché poi seguirà la sezione sugli ospedali romani, ancora con Oliva e Francesca Perri. Grazie.